Ciao a tutte, ciao a tutti. Mi congratulo con voi per la vostra decisione di vivere un'esperienza nel volontariato. Cos'è il volontariato? Vi rimando all'amico Giorgio e per chi ne volesse sapere ancora di più, rimando alla signorina Wikipedia. Invece, vediamo cosa rappresenti questa parola per me e cosa alla fine di questo vostro percorso potrebbe, credo, rappresentare per voi. Essere volontario o fare volontariato significa, per un momento della propria vita, non mettere se stessi, i propri interessi in primo posto, ma bensì occuparsi di qualcun altro o qualcun'altra. Non dico che si debba smettere di vivere, no. Significa che si deve vivere per sé e per le persone a cui si abbia deciso di dedicarsi. Significa rivedere le proprie priorità a breve, a medio, a lungo termine e accettare che per quel momento ci sia qualcun altro, qualcun'altra al primo posto nella propria vita o quasi al primo posto. Significa donarsi, offrirsi, condividersi, come ho detto, a meno che non si abbia famiglia e quella dovrebbe sempre avere precedenza, significa vivere, dedicare un importante, breve, medio, lungo, ma importante momento della propria vita al proprio prossimo, offrendogli non solo il proprio tempo, ma anche affetto, presenza, aiuto. Ovviamente a seconda dei bisogni e a seconda delle proprie possibilità. Essere volontario o fare volontariato, attenzione, non vuol dire cancellarsi, no. Non vuol dire fare gli eroi, no. Non vuol dire mettersi in situazioni di pericolo. Ci si può trovare, ma non cercarli. Fare il volontario, quando lo si fa bene, è bello. Seppure a volte non facile e gratificante, può essere anche figo. Uso le parole di un ragazzino di una seconda media che ho incontrato quest'anno in Trentino, quando ho finito di raccontarmi ha alzato la mano e ha detto «Figo!». Tutti hanno iniziato a ridere e ciò ha aperto ad un bellissimo momento di confronto. Ecco, fare il volontario significa anche ascolto, soprattutto confronto per capire come portare avanti al meglio questa mission. Mi chiamo John Palisa, sono cittadino italiano di origine congolese, ho lasciato la Repubblica Democratica del Congo nel 1991 per questioni politiche e vivo in Italia da circa 30 anni su 52 di età. Sono ingegnere informatico di formazione e di lavoro, ma ho raccolto anche pomodori e arance nei primi 5 anni, no? di vita in Italia. Da 10 organizzo marce nazionali ed internazionali per sensibilizzare l'opinione pubblica, sia nazionale che internazionale, le istituzioni circa il conflitto economico che vive il mio popolo da ormai 25 anni a causa dell'estrazione e traffico di minerali high-tech, coltan che serve per i nostri smartphone, cobalto che serve per le batterie delle macchine elettriche. Un conflitto questo che ha già fatto circa 10 milioni di vittime e che ha visto circa 2 milioni di donne subire stupri usati come arma di guerra. Anch'io ho perso parenti in questo conflitto. Dal 2014 ho abbandonato tutto, dico proprio tutto, per dedicarmi a questa mission. Direi un volontariato molto atipico. Sono una persona molto gioiosa, seppure spesso purtroppo triste a causa di tutto ciò che vado a raccontare, a causa di questa situazione. Ma mi ritengo una persona sostanzialmente molto fortunata. Grazie mille della vostra attenzione e per il percorso che avete scelto. Possiate tutti trovare la vostra strada e la vostra dimensione. Pace, pace, pace.